O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò la morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne. Nel primo mistero glorioso contempliamo l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria della nascita di Gesù. Bene, siamo venuti, ci troviamo già ai piedi della Madonna, abbiamo già visto durante il viaggio la grandezza e l'eccellenza del Santo Rosario. Il Santo Rosario è grande ed eccellente perché, come l'Arcangelo Gabriele disse alla Madonna, lei sola trovò grazia verso Dio. E grazia sovrabbondante, perché è salutata come la piena di grazia, quindi è la tutta pura ed è la primizia dell'umanità rinnovata. Nessun essere umano, come pura creatura, ha trovato davanti a Dio tanta grazia quanto la Madonna. Questa grazia di cui è piena passa a noi come attraverso un canale. E perché Dio le dà tutta tanta questa importanza? Perché è l'unica rappresentante della razza umana, perché Gesù è uomo come noi, ma è anche Dio, ad essere in tutto come Dio l'ha pensata e voluta. Quindi dobbiamo comprendere la grandezza della Madonna, perché è l'unica che ha riscattato la nostra misera condizione e che ci ha fatto fare, se si può parlare in questo modo, bella figura davanti a Dio. Per cui Dio tutto ha dato alla Madonna e tutto ci fa arrivare attraverso la Madonna. Ecco perché la preghiera del Rosario è così potente, perché ogni cosa che noi chiediamo la facciamo sempre per mezzo della mediazione della Madonna. Prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte. E se gli chiediamo qualcosa per mezzo di Maria, sempre Dio ce lo concede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena grazie al Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Nel secondo mistero glorioso contempliamo la visita di Santa di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Ecco, in questo mistero contempliamo la funzione primaria della Madonna, che è di portare Gesù alle persone. Questo che io rispose, che andò immediatamente a visitare Santa Elisabetta per santificare San Giovanni Battista nel suo grembo, e anche Elisabetta stessa. Lo sapete che la seconda parte dell'Ave Maria, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, sono le parole che Santa Elisabetta rivolse alla Madonna. Ecco, oggi stiamo un po' facendo il contrario, siamo andati noi in visita alla Madonna. Lei ci accoglie sicuramente molto contenta e fa i nostri confronti, però esattamente quello che fece Santa Elisabetta. Il senso dell'incontro con Maria è sempre una presa di contatto diretto con l'autore della grazia. San Luigi Maria Monforte scrive, parlando di Maria, che è talmente intrisa di Dio, la dice grossa, che l'unico posto in cui Dio è più presente, eccetto dalla Madonna, è l'Empirio, cioè è il Paradiso, dove si trova con lui in persona. Ma in tutte le altre parti dell'universo non esiste un luogo così pregno e pieno di Dio come Maria Santissima. Lei esiste semplicemente per metterci in contatto con Gesù, come tutti i papi che hanno parlato del Rosario hanno sempre evidenziato. Il Rosario è preghiera mariana, ma entro certi limiti, perché è il canale di contatto con l'autore della grazia, che è Gesù. Dove culmina l'Ave Maria? Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, quello è il cuore del Rosario, perché Gesù è la parola che sempre la Madonna pronuncia appena noi la chiamiamo. Noi diciamo Maria e lei ci risponde subito Gesù, ecco, perché a lui ci porta e da lui tutto ha ricevuto. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Nel terzo mistero glorioso contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Ora c'è una strettissima relazione tra questo santuario e la nascita di Gesù a Betlemme, gli ordinati. Qual è? Se uno va a Betlemme, noi ci immaginiamo la grotta di Nazareth come una cosa carina, pittoresca, d'accordo? Non è così. Il luogo dove è andato Gesù era una stalla. Perdonatemi l'espressione, puzzolente, fetida, sporca e completamente disagiata. Cioè, se uno pensa che Dio è nato lì dentro, io sono stato, cioè adesso è custodita bene la grotta della Natività, ma si vede che era una stanza, proprio una stanza. Come è stato portato il quadro della Madonna di Pompei qua? Su un carro? Lì, le dame. Tra l'altro, se lo vedrete, il quadro della Madonna di Pompei, se uno lo guarda bene, esteticamente non è mica tanto bello, insomma, ci sono delle Madonne molto più belle, cioè la faccia, il volto della Madonna, cioè è un po' in stile ampollosetto, barocco, insomma, tutti un po' cicciottelli con questa faccia un po' così. Questa è un'immagine miracolosa. Allora, che significano questi fatti? Significa, guardate, attenzione a una cosa, che Dio è un personaggio molto particolare. Sceglie dei mezzi umanamente non pensabili per venirci incontro. Dobbiamo stare attenti, perché uno guardava la stalla del Betlemme, chi è quello, figlio di Dio? Sì, stava là, figlio di Dio. Uno deve arrivare alla Madonnina con un caretto delle dame, dice, questo diventa il santuario mariano tra i più importanti d'Italia. Sì. Quindi il pellegrinaggio della fede è proprio questo: farsi attenti alle visite di Dio, che molte volte usa dei mezzi inadeguati, umanamente impensabili. Quest'estate verrà a Fatima, chi vede Fatima? La storia è sempre così. Allora dobbiamo fare attenzione a non avere schemi sul Padre Eterno, perché il Padre Eterno ha schemi di farci attenti ai modi che lui sceglie, a volte del tutto impensabili, per venirci incontro, per essere venuti. Allora. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu
sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdonami i nostri errori, preservaci dal fuoco dell'inferno, o Padre Celeste, ti chiamiamo, ci sono i miei figli, ci sono i quarto mistero glorioso, la presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione di Maria. Non abbiamo tanto tempo per meditare, quindi le meditazioni sono molto brevi. Che cos'è questo mistero? Questo mistero è una delle prime forme con cui la Sacra Famiglia, quindi Maria, Giuseppe e Gesù, adempiono la legge di allora, la legge giudaica. Dopo 40 giorni il bambino doveva essere presentato al Tempio e la mamma del bambino doveva sottoporsi al rito della purificazione. Lo vedremo anche nel quinto mistero, perché nel quinto mistero Gesù si carica nel Tempio perché stava andando a fare i pellegrinaggi obbligatori per ogni ebreo a Gerusalemme. Almeno tre volte l'anno bisogna andare a pellegrinaggio. Cosa ci dice questo mistero? Che la famiglia di Nazaret e la Madonna osservava perfettamente la legge di Dio. Ora vi dico per esperienza, cosa fa la Madonna quando incontra una persona? Cosa fa? Tre cose. La prima cosa la porta al confessionale, perché il letame dei peccati che ci portiamo dietro deve essere completamente ripulito. La seconda lo porta a messa. In tutti i luoghi dove la Madonna è apparsa fa sempre costruire una cappella, perché la prima cosa che insegna la Madonna è ad avere un rapporto fecondo con Gesù e soprattutto con i sacramenti che si possono ripetere e che ripete la nostra dimensione, la confessione e l'Eucaristia. La terza però è che la vita della persona comincia ad essere diversa, cambia. Cioè i 10 comandamenti cominciano ad essere osservati tutti. Voi mi sentirete fare ogni tanto le prediche un po' ironiche, però oggi i comandamenti li osserva la macchia di leopardo o a singhiozzo, uno sì e uno no, questo mi piace e questo non mi piace. Soprattutto il terzo e il sesto, quindi la purezza e la messa domenicale, stanno sempre traballanti in questo nostro brutto mondo. Appena una persona incontra la Madonna e autenticamente Gesù, la prima cosa che si vede è che sui 10 comandamenti è sistemata. Se questo ancora non c'è, dobbiamo chiedere a Maria Santissima che ci aiuti, che entri nel nostro cuore e ci aiuti in una profonda conversione che ci faccia in pieno avvicinare a suo figlio Gesù. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
cose importanti su cui meditare in questo mistero, sia per comprendere Gesù e Maria che anche per noi. Questo gesto un po' particolare che Gesù fa, che sparisce dalla circolazione per rimanere nel Tempio, è un insegnamento sul primato che Dio deve avere. Dio è la cosa più importante di tutti, perfino di mamma e papà. E Gesù questo gesto l'ha dimostrato, guardando anche a Madonna, quando vuoi rivolgere tuo figlio, ma perché ci hai fatto così? Gesù risponde, dice, che problema c'è? Che non lo sapevi che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Quindi il primato di Dio. La seconda cosa, dopo questo mistero, comincia il silenzio di Gesù, perché Gesù è vissuto per 30 anni di vita nascosta. Vi faccio una domanda, ma secondo voi sembra una cosa fatta bene? C'è sta Dio sulla terra? No? Ci rimane solo 33 anni, 30 anni non si sa niente di quello che ha fatto, solo 3 anni ha predicato. Mi sembra una cosa fatta bene, dice, ma può dire quello che predicarci un po' di più, insomma, dice, ma stai qua, vai, no, parla, spiega. Che significa questo? Questo vale pure per noi preti e per tutti. La cosa più importante non è quello che diciamo, ma è quanto stiamo con Dio. Io sono i 30 anni di vita nascosta che ha fatto pregato e ha lavorato, ha fatto vita ritirata. Allora, nella nostra vita Dio deve prendere il primo posto, figlio mio, perché noi potremmo amare il prossimo soltanto se amiamo Dio. Sul pullman dicevamo, capato parto lungo qui, con la benedizione di Papa Francesco, preventiva, ha fatto poi le case per gli orfanelli, per i figli dei carcerati, sì, ma perché lo ha fatto? Dopo che si è convertito, mosso dall'amore verso Dio, verso la Madonna, ha fatto queste cose. Perché è chiaro che se uno ama Dio certamente amerà gli uomini, perché gli uomini da Dio sono amati. Quindi l'amore autentico del prossimo passa sempre per l'amore di Dio. Prima cosa. E la seconda cosa, Bartolomeo, tutti i cristiani, era un uomo di preghiera, dedicava tanto tempo, pur con tutte le sue occupazioni, alla preghiera. E la preghiera gradualmente deve occupare un posto importante nella nostra esistenza. Vedrete che piano piano, nel corso di questi anni, cercherò di aiutarmi in questo, perché la vita nostra cristiana vale tanto quanto preghiamo. Meno preghiamo e meno vale, più e meglio soprattutto preghiamo e più vale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
mio, perdona le nostre colpe, come se fosse il fuoco del ferro, a porta al cielo. Salve Regina, Madre di Misericordia, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Finito. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nostro prove pia, benedicati di ricordi.